Buongiorno a tutti, sono Gerardo Paterna per Realtor TV. Oggi abbiamo in studio Dario Castiglia, presidente nazionale Remax, che ringrazio per essere intervenuto e a cui faremo tre facili domande. Si Grazie, augura lui. grazie Gerardo e buongiorno a tutti. Bene, allora Dario, Remax, come si sta posizionando, come si posizionerà nel 2015 rispetto, agli altri competitor che come voi fanno franchising? Guarda, ti rispondo con il tema della nostra convention che si terrà tra l'altro prossima settimana a Genova, che ci vede in pole position, nel senso che sono stati 7 anni difficili dove il mercato ovviamente è sceso ai livelli più bassi negli ultimi 20 anni. E Remax, come gruppo Remax qua in Italia, devo dire abbiamo tenuto botta al mercato. Per tenere botta al mercato vuol dire che noi abbiamo comunque mantenuto più o meno, anzi siamo cresciuti leggermente dei nostri punti vendita. Devo dire che dal 2007 al 2013, quindi fine del 2003, 2014, pardon, abbiamo comunque incrementato il fatturato aggregato delle nostre agenzie del 27% e se prendiamo in conto anche i primi mesi, quindi 4-5 mesi di quest'anno, quella cifra aumenta ulteriormente perché devo dire che negli ultimi mesi stiamo veramente andando forte, stiamo facendo circa il 30% in più dell'anno precedente. Bene, Quindi le quindi. cose stanno andando molto bene, quindi quello che dico è abbiamo tenuto botta al mercato in questi anni, adesso cresciamo, adesso stiamo andando veramente alla Ottimo, grande. ottimo. Quindi il mercato molto ovviamente sta facendo un più 10%, ma noi stiamo moltiplicando questo per 3 volte. Questo è un bel Sì, segnale, un un bel bel segnale, un bel segnale. Nel segnale. frattempo devo dire, ahimè, che la filiera, diciamo, del franchising si è notevolmente ridotta negli ultimi anni. Siamo passati dalle circa 7.500 agenzie affiliate a 4.000. 4.000, grosso modo, 4.000 grosso certo. modo, Sì, quindi sì, sì. c'è stata una forte contrazione di quello che è il mondo del franchising. Noi ci siamo, come dico, abbiamo fatto un più 9, quindi È straordinario, in questo momento sì, è direi di sì. sicuramente un ottimo risultato. Ottimo, ottimo. So che fate molta attività rispetto anche ad altri competitor sul territorio, incontrando quasi tutte le settimane molti agenti immobiliari, quindi fate Certo. eventi di presentazione, avete anche un team di sviluppo abbastanza importante dal punto di vista numerico e questo sicuramente vi porta risultati. Pensate però, al di là di questo, di crescere anche attraverso l'acquisizione di eventuali reti che magari possono rappresentare per voi per geografia o per tipologia di brand, così, una qualche forma di interesse? Sì, allora noi di fatto abbiamo due livelli di crescita, nel senso che ci interessa crescere in termini, io dico, orizzontali, ovvero come numero di agenzie sul territorio, ma anche noi cresciamo anche in senso verticale, ovvero come numero di consulenti che inseriamo all'interno delle nostre agenzie, Certo. perché come tu ben saprai, le nostre agenzie sono degli studi associati dove ci possono essere 5, 10, 20, 30, anche 50 e più Certo. consulenti raggruppati in un'unica agenzia. Quindi queste sono le due nostre leve di crescita, diciamo. Per quanto riguarda il numero di agenzie, proseguiamo ovviamente il nostro sviluppo con la squadra commerciale che abbiamo, che sicuramente abbiamo incrementato quest'anno, siamo arrivati ad avere 15 persone per il Certo. 2015 con un progetto di superare abbondantemente le 45 affiliazioni del 2014, il nostro obiettivo quest'anno è 75. In più teniamo sempre un occhio, come abbiamo fatto già nel passato, per quelle che possono essere potenziali acquisizioni di reti. Noi riteniamo che questo sia un momento propizio per fare scouting di queste reti, che possono essere piccole reti come reti anche più grandi. Sì. Di fatto circa un anno e mezzo fa
abbiamo acquisito la casa agency. Sì, è stato l'evento dell'anno. È stato l'evento dell'anno perché abbiamo comunque assorbito, diciamo, questa altra realtà. Abbiamo fin da subito annunciato che l'intenzione era quella di poi portarle a diventare Remas, quindi non era la nostra intenzione mantenere un secondo brand, ma portarli a far parte del nostro brand, e così è stato per alcune, per una buona parte di esse sono diventate Remax, altre non diciamo, come tutte le cose, poi sai, quando compri qualcosa apri a scatola chiusa, tiri sul coperchio e ci trovi un po' di tutto, no? C'erano persone che sicuramente erano già stanche del franchising, altre invece che hanno abbracciato la nostra causa con entusiasmo. Scusami, ci puoi dare un, così se puoi, il tasso di conversione rispetto all'acquisizione originaria? Guarda, diciamo che il nostro è stato un 30% della rete, un altro 40% non era più, diciamo, non aveva più, diciamo, non erano più reali, non c'era molto, nel senso che c'era una sorta di contratto che però di fatto dietro celava delle realtà abbastanza sgonfiate, delle situazioni, unità fantasma, qualcosa di questo genere. E poi c'è stato qualche irriducibile che ha voluto continuare con la casa. A quel punto l'abbiamo lasciata andare, ma poche, veramente meno di una decina di realtà. Ottimo. Quindi è stato comunque utile per noi, è stata un'operazione che ci ha portato delle persone molto valide, perché di fatto quelli che poi siamo riusciti a estrapolare da questa rete sono delle persone molto valide professionalmente, e che hanno scoperto con noi una nuova dimensione di crescita, quindi la possibilità di sviluppare la loro agenzia in un'altra dimensione. No, non nella classica dimensione del ok, acquisisco di più, vendo di più, ma anche creo un gruppo di persone e quindi cresco in quel senso. Un modello proprio alternativo rispetto al panorama tradizionale, certo. Ok, come sai, ci segue prevalentemente, diciamo, la categoria degli agenti immobiliari. Certo. Allora, ti chiedo di dare tre ragioni ad un agente immobiliare per valutare positivamente il modello Remax come alternativa al proprio modello di business. Certo, ma guarda, allora innanzitutto vorrei precisare che in Remax ci sono principalmente due strade che si possono percorrere. Una è quella dell'imprenditore puro, cioè voglio affiliarmi a Remax, voglio aprire un'agenzia immobiliare, oppure voglio convertire la mia agenzia immobiliare. Tra l'altro voglio precisare una cosa, noi ci rivolgiamo principalmente a persone che operano già nel settore, cioè la maggior parte dei nostri affiliati sono persone che hanno l'agenzia immobiliare da anni, quindi non abbiamo qualcheduno che è fuori settore, devo dire negli ultimi tempi pochi, perché ovviamente con l'aria che ha tirato in questi ultimi tempi chi era fuori non si avvicinava al nostro settore, sta iniziando di nuovo a rimontare, però principalmente i nostri affiliati sono persone che avevano un'agenzia magari anche da 10, 15 o 20 anni addirittura. La persona che vuole invece, che vuole quindi costruire un'agenzia secondo il modello Remax, quindi a livello imprenditoriale, creando un vero e proprio studio associato di agenti immobiliari, e che quindi finisce anche poi per cambiare il proprio diciamo ruolo, no? Nel senso che si deve trasformare da agente immobiliare a quasi manager di persone, gestore di risorse, di fatto. Esatto, in noi trova la possibilità di fare quello, di crescere veramente illimitatamente, anche perché noi non abbiamo limiti territoriali. Un'agenzia Remax può crescere veramente a numeri impensabili per il modello tradizionale. Noi abbiamo agenzie che hanno 40-50 agenti, questo crea stabilità, crea una forte penetrazione di mercato, crea un reddito stabile, perché ovviamente si trova a dover, diciamo, l'interesse di questa persona è ricavare il suo reddito non dalla sua attività
di agente immobiliare, ma quelle degli altri agenti che si aggregano al suo gruppo. Quindi questa è una delle strade. Quindi se uno vuole creare qualcosa di solido, vuole creare una vera impresa, una vera azienda, un'azienda che a volte cammina anche da sola, perché questa è la cosa importante, Remax fa per queste persone. L'altra strada da percorrere è quella di invece continuare a fare l'agente immobiliare, affiliandosi a una delle nostre strutture, quindi non si affilia a noi direttamente, ma si affilia al nostro broker, al nostro titolare. Certo. E anche qui, negli ultimi tempi ci sono state tante agenzie, tanti agenti immobiliari che avevano la propria agenzia, hanno chiusa e si sono trasferiti, hanno trasferito la loro attività all'interno delle nostre agenzie. Cosa hanno trovato? Hanno trovato che hanno potuto mantenere la loro autonomia, la loro indipendenza, hanno ridotto i costi, vivono meglio perché non si devono occupare di tutte le incombenze, diciamo, della gestione di un'agenzia immobiliare, ma si possono concentrare sul lavoro che produce, che è reddito, e che quindi è quello di seguire i clienti, di acquisire nuovi clienti, seguire quelli già acquisiti, e quindi fare veramente l'agente immobiliare senza preoccupazioni. Io dico che l'agente immobiliare che entra come consulente all'interno della nostra agenzia migliora la sua qualità di vita e del lavoro. Come lo so? Lo so perché noi abbiamo persone che sono con noi da 19 anni praticamente, che continuano a fare fedelissime, ma anche penso che gli convenga, ecco, continuare a far parte. Vantaggio, ovviamente, certo, ovviamente, certo. Perché tra l'altro loro comunque hanno dei costi con noi, quindi certo. Penso che il gioco valga la candela se sono ancora con noi. Quindi queste sono le due alternative. Bene. Per l'agente immobiliare entrare vuol dire veramente cambiare vita, vuol dire migliorare, avere più tempo magari per la famiglia, per gli hobby e guadagnare di più. Guadagnare di più, qualcuno dice guadagnare di più lavorando di meno. Si deve sempre lavorare, perché ritengo che chi voglia raggiungere certi risultati debba sempre lavorare, però lavora in maniera più intelligente. Bene, ottimo. Dario, grazie. Allora, grazie mille. Dario Castiglia, presidente Remax Italia. Grazie. Io a voi. Vi saluto, quindi ciao da Gerardo Paterna per Realtor.tv.it. Al prossimo appuntamento.